siamo a Sanremo. Tutti cantano Sanremo. E nella nostra bellissima postazione, qui all'Area Stile, all'Hotel Royal, bellissima ovviamente, di Radio Bruno, abbiamo Chiara Dello Iacovo, eccola qui. Ciao a tutti. Abbiamo già fatto lo scambio delle mollettine. Sì, ormai è avvenuto un gemellaggio ufficiale. Perché è come un tuo portafortuna. Eh sì, è diventato un po' l'emblema di questo mio primo festival, per caso, e si sa che le cose che nascono per caso sono poi quelle intuitivamente più azzeccate. Inaspettate, azzeccate, insomma, poi dopo si segue l'onda, no? Esatto. E, hai partecipato a X Factor e questa parte The Voice. A The Voice. Hai partecipato a The Voice e questa partecipazione ha fatto sì che tu riuscissi così a essere ispirata a scrivere questa canzone che partecipa alle nuove proposte. Sì, ispirata e frustrata, perché questa è una delle mie, forse l'unica canzone che nasce davvero da un sentimento di frustrazione e non da invece uno di... Io ondeggio tra la malinconia e il gioco di solito quando scrivo, e questa invece era un po' tra frustrazione e il gioco c'è sempre, perché è il modo migliore per lasciarsi liberi, cioè, per essere leggeri in modo serio, ecco. E come stai invece affrontando questa avventura sanremese? Allo stesso modo, credo, cioè oggi è il primo giorno, quindi è ancora tutto un aggregato di entusiasmo, poi probabilmente mi scaricherò e ruberò della spirulina al mio manager che si droga di spirulina e quindi... E quindi insomma potrebbe servire. Ti ringraziamo davvero di essere stata con noi e se vuoi salutare gli amici di Radio Bruno. Ciao a tutti, sono Chiara Dello Iacovo e un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Bruno.